domande. No, io parlerei volentieri appunto di questo aspetto pratico, anche perché oltre che pratico è anche politico, cioè quantomeno di politica culturale. Certo. Questa iniziativa che quest'anno raggiunge la 28ª edizione senza nessuna interruzione, che dicevo ha dei numeri incredibili, di numeri di attori, numeri di serate, numeri di produzioni, numeri particolari, che ha avuto nella prima fase una diciamo collaborazione eccellentissima, che è quella del professor Gessani, che purtroppo l'anno scorso è scomparso, grande filosofo, grande scrittore, che mi ha dato veramente un aiuto notevolissimo proprio anche in quegli aspetti delle versioni, appunto degli spettacoli di cui parlava prima il nostro Franco Fazzuoli. Ma devo dire che da quest'anno io ho presentato questo programma e vi faccio capire, poi può essere che il risultato non sia lo di al pubblico o la critica o quelli che saranno alla fine di tutto, ma quest'anno ho presentato un progetto sul rapporto fra l'uomo e la natura che noi stiamo attuando adesso con questo stage, in cui faremo anche un intervento in pineta domenica alle 6:30 nella parte sinistra della pineta, quella che sta vicino andando verso Principina, la parte bruciata a sinistra, e lì faremo con questi 12 attori un intervento, una performance su testi, movimento del corpo degli attori, rinascita dei pini e delle piante bruciate, eccetera eccetera. Se volete venire 18:30 siete invitati. Poi la prossima domenica, cioè il 2, giorno della festa della Repubblica, facciamo un intervento nella cavallerizza con appunto questi attori, e facciamo un lavoro intitolato L'animale uomo, cioè quindi l'animale umano vivo, cioè quindi su grandi testi che parlano del rapporto fra il mondo animale e anche in collaborazione con la Lega Antivivisezione della sezione di Grosseto. Dopo questo programma io ho presentato il progetto di uno spettacolo, di una drammatizzazione dei testi di padre Ernesto Balducci, che sarà a Roselle il 7 di giugno. Poi una cosa che qualsiasi assessore, qualsiasi comune avrebbe visto come un'occasione di prestigio, perché a me mi hanno dato i diritti per la messa in scena di una sceneggiatura di Fellini, che Fellini non ha mai portato in scena, non ha mai portato in film, che è L'ultimo viaggio di Mastorna, cioè che lui l'ha scritta nel 65, riscritta poi da un grande diciamo italianista di Firenze che si chiama Marino Biondi, ma che porta dentro tutta l'opera di Fellini. Questo, cioè una cosa del genere fatta per la prima volta in uno spazio, aprirà sia Roselle sia l'antica città di Cosa, perché questa sceneggiatura parla dell'aldilà. Forse Fellini non l'ha mai portata in scena perché ne aveva paura, è un'opera bellissima, no? Quindi parla di un aldilà, di una città nuova che forse si presenta a chi è morto e non sa nemmeno di essere morto, cioè, insomma un'opera, basta parlare di Fellini e poi c'è tutto quello che volete. E poi altre due, l'ultima appunto proposta, vabbè, un altro Shakespeare che raramente viene messo in scena, che è Misura per misura, che andrà in agosto. Ecco, di fronte a un programma come questo, cioè la risposta è quella, dice no, ma noi non possiamo con i mezzi che abbiamo sostenere in nessun modo questa cosa, perché il comune non può dare dei soldi ai privati o qualcosa del genere, che io naturalmente dico: non vuoi dai soldi privati, inserisci direttamente il tuo rapporto con lo spazio. Per esempio quest'anno, forse, perché la dottoressa Borgesi mi chiede di essere prudente, ma forse per la prima volta viene illuminato lo spazio di Roselle in notturna, no? In notturna c'è un progetto che dovrebbe arrivare, ancora non so se sono partiti, comunque la dottoressa Poggesi mi dice non dica niente di questo, non c'è, non ne parli i giornali eccetera, perché noi non sappiamo assolutamente se ce la faremo o no. Però io ne ho parlato, detto, allora che cosa succede? Che quest'anno se Roselle viene illuminata di notte con questo progetto della soprintendenza,
viene data la possibilità di vederlo solo in occasione dei miei spettacoli, cioè sono io che devo pagare lo straordinario custode, perché sono 27 anni, voi non ci crederete, che lo straordinario custode, che sono dipendenti dello Stato, che possono essere solo loro, me lo pago io e le paghiamo noi, un'associazione, cioè dai contributi che io devo pagare anche lo straordinario, il lavoro straordinario custode, perché se non ci sono i custodi di notte non si fa lo spettacolo, ci può venire anche il Napolitano lì, cioè se quei custodi non sono quelli, proprio quelli di Rosella che stanno lì, non ci posso portare il top. Per esempio i due carabinieri dice, se lo faccio io volontariato, vi apro lo spazio e ci sto io. Non ci possono stare, ma voglio dire niente, zero, cioè non si può nemmeno discutere questa cosa. Quindi pagate, inseritevi, pagate voi lo straordinario custode, pagate voi l'illuminazione, non mi date, pagate voi, che ne so, la promozione, i depli, i manifesti, niente, zero. Ora, di fronte a questo, cioè allora ho detto, vabbè, io non chiedo nemmeno il patrocinio, perché scusa, che me ne faccio del patrocinio? Ma di questo lo dico perché l'ho detto, so. Cioè vedere che lì sopra il manifestino c'è scritto, il manifesto c'è scritto il Comune di Grosseto, pensate che la gente venga perché ci viene scritto Comune di Grosseto, non mi sembra proprio, cioè nessuno verrà perché c'è scritto Comune di Grosseto, quindi a me che mi importa di mettercelo, io sono autonomo a questo punto, senza il Comune di Grosseto vado avanti lo stesso, come è successo un paio d'anni, perché dal 2006, cioè l'ultimo finanziamento del Comune l'ha dato la Giunta Antichi e poi chi c'era l'ultimo, il Bellettini. Bravo, Bellettini, cioè dal 2006 a fuori di quel contesto io non ho avuto più un euro dal Comune di Grosseto, quindi siamo andati avanti ancora 7 anni, certamente ci sono veramente delle difficoltà incredibili, no? E si era sfiorato anni fa l'ipotesi che fosse il Comune ad assumersi la responsabilità diretta, che poi vabbè nominava un direttore artistico, potevo essere io, poteva essere anche un altro, però che naturalmente gestiva questo spazio come dovrebbe essere gestito, perché Roselle è unico in Italia, è unico, perché voi lo sapete meglio di me, magari io non sono nemmeno un espertissimo, ma dove ci sono case etrusche sopra case romane e poi la diocesi e quindi la parte cristiana, non c'è da nessuna parte. Altrove ci sono le grandi necropoli, una Tarquinia sicuramente più bella, in Polonia vediamo la bellezza delle tombe etrusche, ma sono tombe, cioè qui ci sono le case etrusche insieme alle case romane e insieme alla parte cristiana, quindi è unico in assoluto, no? Cioè questo non mi può smentire nessuno, l'ho detto nel tempo, gli esperti mi confermano questa cosa, e quindi voglio dire, ora il Comune di Grosseto dice ma non è un nostro spazio, a parte il fatto che poteva essere acquisito in tutta la difficoltà che ha per esempio la sovrintendenza a prendere l'anfiteatro, che pensate è di proprietà di un privato che è Arrighi di Campagnatico, io lo chiamo l'ultimo imperatore di Roma, ora lui ha 94 anni, l'ultimo imperatore, perché possiede un anfiteatro romano, ragazzi, Sorrento, cioè, cioè quello c'ha l'anfiteatro romano, è tutto suo, le mura, le cose, è suo, no, adesso che hanno fatto il taglio di una quercia perché dava noia alle mura, perché le radici spingevano, l'hanno tagliata, io ancora non l'ho vista nell'ultima versione, ci devo andare, e l'hanno fatto fare al privato, cioè i costi li ha pagati questo Arriva, hanno detto, quindi queste cose sono cose pubbliche, non è che mi vedo niente di, cioè quindi quello è di proprietà di Arriva. Io infatti lo chiamo, ma scusi, ma lei perché dovrebbe essere contento, io l'ho ereditato ai miei genitori, a mio papà, non mi importa nulla, ma scusi, lei è l'ultimo imperatore romano, perché cioè, voglio dire, adesso un pezzo, una quota di impero romano non ce l'ha nessuno, lei non ce l'ha neanche ideata, non è, almeno quando gli dico queste cose è abbastanza contento, cioè, come se, voglio dire, figlioli, no, faccio per dire, quindi dice ma non è nostro, ma scusa, ma è anche meglio, perché se non è vostro lo spazio, ma figurate voi come gestori dello spazio, il Comune che ha comprato il moderno per 7 milioni di euro, ragazzi, 7 milioni di euro, un brutto cinema,
Perché quello in tutti i sensi. Tutto brutto in tutti i sensi, antiacustico, cioè voglio dire. 7 milioni e poi l'avevi fatto da voi, certo. Ora questo non lo sapevo, che io ho letto queste cose, cioè sembrano vere, quindi le dico, queste le ho sentite, però non ho visto le carte, però 7 milioni poi ci avrà fatto i lavori perché non era norma, tra l'altro non ricordo perché una volta si fece uno spettacolo, mi disse Pucci, guarda, non è a norma, bisogna stare attenti qui, stare attenti là, questo me lo ricordo. Però ecco, quindi pensiamo quanto ha speso per lei. E poi, infatti, quando lo acquisì, io in una trasmissione mi ricordo, c'era anche l'assessore all'epoca Materci, disse sì, l'investimento potrebbe essere anche valido, ma bisogna vedere poi il comune dopo quanto investe in cultura, perché se non investa niente, perché prende questo qui e spende tutti i soldi lì. Cioè io quindi a questo punto vi ringrazio di avermi dato questa possibilità di parlarne pubblicamente di questa cosa, ma siccome voglio dire sotto gli occhi di tutti questo problema, io vado avanti e naturalmente però quando ho occasione di dirle queste cose, non è soltanto per me, certo, anche per me, perché io rischio continuamente nel lavoro che faccio, non voglio nascondermi, ma lo dico anche per lo spazio in sé. Roselle è uno spazio particolarissimo, è un bene culturale importante. Io sindaco, io assessore, mi vorrei fare d'oro con quella cosa lì, lo farei conoscere a mezzo mondo, cioè io non lo so, cioè, anche politicamente non si capisce come mai non lo sfruttano politicamente, per i voti, per la notorietà, per quello che volete, insomma.